inaugurerà il giorno di Natale e rimarrà aperto fino all'Epifania il grande presepe e diorami di San Marco, allestiti nelle cantine di Palazzo Fabbri in via Mura San Gallo a Fano. L'opera, realizzata su una superficie di ben 350 metri quadrati in un percorso lungo 80 metri, si arricchisce anche quest'anno di una nuova scena, esattamente la numero 57, il passaggio di Gesù, Giuseppe e Maria in Giudea. Dunque, quest'anno abbiamo rappresentato la scena con gli eventi del Natale, il ritorno di Gesù a Nazareth, con il particolare che dice il Vangelo di Matteo: siccome tornando dall'Egitto non si sono fermati in Giudea in quanto regnava il re Archelao, che era il figlio del re Erode, per paura andarono a Nazareth. Due piccoli versetti realizzati in questa scena, ecco, davvero curata con una con una scrupolosità unica, sia nella rappresentazione plastica che anche nel dipinto, che è meraviglioso. 500 scene della Bibbia, 1000 statuine di cui 100 in movimento e particolarità dei dettagli. Insomma, un'opera d'arte, anzi un vero e proprio museo che racconta tutta la storia del Vecchio e Nuovo Testamento. Si viene per le scene nuove, indubbiamente, ma questo presepe più del nuovo è ricco ed è visitato per quello che si aggiunge, perché il resto è davvero una meraviglia. Dobbiamo sempre ricordare che sono 22 anni di lavoro, un'opera imponente, e forse chiamarlo presepe è diminutivo. Dovrebbe essere chiamato tecnicamente diorama della salvezza, della storia della salvezza, perché questo è il termine tecnico. Presepe sulla scena della Natività, e nello stesso tempo realizzato con uno stile che è certamente unico. Ce lo riconoscono quelli che vengono da fuori. L'opera da alcuni anni si avvale anche della ricostruzione di Piazza 20 Settembre, con la torre campanaria prima della sua distruzione e la fontana. In questa edizione è stato riprodotto originariamente nel dettaglio il Palazzo Bambini. Dobbiamo riprodotto, ecco, il Palazzo Bambini così com'era prima della guerra, e dove adesso facciamo fatica a ritrovarcelo, perché era veramente meraviglioso, con le finestre bifore, il balcone, ecco, e tutto il resto. Una bella occasione dunque per visitare durante le festività di Natale questa opera unica nella città fanese e nella regione Marche, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Sono una serie di diorami con dipinti, con figure che si muovono, quindi uniche, realizzate proprio per raccontare dei momenti, degli spaccati della storia della salvezza. Ecco, un progetto unico che è veramente un grande attrattore per la nostra città. Questi 22 anni di storia è riuscito a portare gente da tutta Italia nella città di Fano. Anche su questo abbiamo costruito il progetto del Natale, quindi è arrivato persone qua, poi con il progetto che abbiamo realizzato gente arriva un po' in tutta la città.